c'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai. Bentornati a un nuovo appuntamento con Cittadini e Amministratori. Oggi in diretta con noi ci sarà Tos De Luca, ex consigliere comunale PD. Siamo in attesa, quando arriverà possiamo chiedere a lui il programma elettorale di Giachetti, perché non è un mistero, lui sostiene Giachetti, d'altronde è Partito Democratico. Per gli altri candidati sindaci ci stiamo provando, vero Mastro Rosato, a lievitarli, soprattutto la Raggi, Movimento 5 Stelle, ma al momento ancora non abbiamo ricevuto risposta. Sapete che non è ancora arrivato l'ordine da Torino. C'è stata chiesta un'email scritta, noi l'abbiamo mandata, protocollata, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta. Anzi, comunque facciamo. A seconda telefonata ci hanno detto che non l'hanno neanche ricevuta e l'abbiamo rimandata. Abbiamo dovuto ricordare noi. Oltre a questo, oggi voglio dare il bentornato a Viviana Passalacqua. Grazie, grazie. Inizia mille a collaborare con noi e già questa mattina è andata, ha partecipato alla conferenza stampa di ATAC. Viviana, ci vuoi illustrare i principali punti? Ah, scusa, sì. Diciamo, avevamo Ciocchetti, sì, ma ha avuto un problema familiare, per cui non è potuto. Non potrà essere qui con noi in diretta. Sostenitore di Marchini. Marchini, lui, sì, col cuore, sostiene Marchini. Prego, Viviana. Io mi riallaccio senz'altro ai nomi della politica da te citati in merito alle prossime amministrazioni, perché rendiamo noto che la conferenza stampa ATAC sicuramente è stata indetta, oltre che per rendere note le nuove operazioni che sono in capo alla nuova amministrazione, insediatasi 2 mesi fa circa grazie all'avvento del commissario Tronca, anche per sedare le recenti polemiche sollevate ad esempio da Virginia Raggi, quindi soprattutto ci riferiamo al tanto chiacchierato crollo del titolo in borsa, un crollo del titolo in borsa che è stato in parte, per così dire, smentito dalla conferenza di oggi, una conferenza che mirava a denunciare al grande pubblico quelli che sono gli obiettivi dichiarati da raggiungere entro la fine del 2016, appunto da questa nuova amministrazione che vuole operare all'insegna della trasparenza, dell'efficacia e dell'operatività. Ora, il punto più saliente era quello riguardante la messa in circolo di 150 mezzi che si andranno ad aggiungere al parco mezzi già esistente, un parco mezzi già esistente che tra l'altro verrà sottoposto a manutenzione. Si è parlato soprattutto degli interventi, quindi del raddoppio delle corse sulla Roma Lido, che come tutti sappiamo, come ci segnalano spesso anche i cittadini, è una spina nel fianco del trasporto capitolino. E poi si è dato grande impulso a quello che è il nuovo contratto di servizio che è stato concluso con l'amministrazione capitolina, che è il grande socio di ATAC, un contratto di servizio del valore di 480 milioni di euro, quindi una cifra importante, significativa, l'85% del quale dovrebbe provenire, a detta dei vertici, e ci sentiamo di dire secondo i più beneauguranti degli auspici, l'85% dovrebbe provenire dall'autofinanziamento, quindi dalla produttività. Così ci diceva la Russo, che è la direttrice corporate di ATAC, e ci rendeva noto soprattutto il fatto che questi finanziamenti saranno erogati in base al vincolo degli obiettivi raggiunti, quindi secondo verifiche puntuali e precise che avverranno ogni mese e poi ogni 3 mesi, quindi trimestralmente, ad obiettivo raggiunto verrà erogato il corrispettivo pattuito. Questa cosa ci lasciava un po' perplessi, diciamo la verità, perché si parlava di obiettivi raggiunti come se già fossero stati effettivamente raggiunti e non c'era un piano B. Proprio questo abbiamo chiesto ai vertici, quindi anche al direttore generale, e loro hanno detto che non c'era un piano B proprio perché il piano A, cioè quello che ci hanno enunciato, è sicuramente fattibile e sicuramente raggiungibile. Noi ce lo auguriamo tutti, diamo anche la notizia dei nuovi lavori per il miglioramento del servizio delle linee metro sia A sia B, che partiranno nelle ore notturne durante l'estate, quindi proprio per garantire un servizio migliore e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza. E poi ecco, si è posto il focus, i riflettori sul raddoppio delle corse della Roma Lido, che ci fanno sapere è già iniziato a partire da una settimana, quindi dai 6 treni tanto chiacchierati delle ore di punta purtroppo si è passati a 12 treni. Staremo a vedere, continueremo a seguire sicuramente gli sviluppi di quelli che sono per adesso solo obiettivi enunciati.
dati. E poi soprattutto ci interesserà chiedere un commento a caldo al nostro ospite De Luca, che si è spesso occupato di trasporti e che quindi ci darà anche un giudizio di merito sulla fattibilità delle linee guida che sono state enunciate stamane. Grazie Viviana, parlavi di metro, linea A, linea B, Mastro Rosato, intanto io chiedo a lei, ma la linea C che fine ha fatto, che fine farà? Non lo so, chiederemo proprio a De Luca, perché sul discorso della linea C ci sono queste diverse interpretazioni di chi sostiene, credo proprio come De Luca, che bisognerebbe lasciarla lì dove praticamente è arrivata, cioè a San Giovanni, e non andare oltre, e lavorare invece molto sulla rotaia in superficie, quindi i tram. E altri candidati sindaci invece propongono il prolungamento, così come era previsto all'inizio, che dovrebbe portare la C fino alle porte praticamente del Ministero degli Esteri, quindi al di là dello stadio olimpico. Quindi diverse interpretazioni, discussioni molto sui costi di realizzazione, che è pur vero che nel momento nel quale si fa fare il buco, no? Quel grande macchinario che poi perfora tutto e riesce a realizzare poi il passaggio della metropolitana, a Roma non si capisce. È vero che Roma presenta una tipologia di terreno, di sottosuolo molto diverso, molto variegato, peraltro poi spesso si va a impattare con realtà archeologiche e quant'altro. Però i costi che sono in vigore in altri paesi del mondo per realizzare le metropolitane non sono quelli che invece vengono toccati a Roma, che sono enormemente e ingiustificatamente più alti di quello che avviene in altri paesi. E quindi capire qual è appunto la scelta di questo tipo di viabilità, perché non c'è dubbio che l'elemento fondamentale di una città che funziona e anche di una vita migliore per ciascuno di noi è data se c'è una risposta del mezzo pubblico che sia all'altezza di quella che è oggi la domanda, quindi di una società civile ed avanzata. Per certi versi io mi sono sempre permesso di dire che quando si parla di trasporto pubblico e della sua funzionalità, forse si parla di un pezzo di democrazia, no? Perché dare la possibilità al cittadino di muoversi velocemente, di avere una condizione di vita migliore, di pensare che il passaggio, intanto io vedete mi sposto all'altra sedia perché nel frattempo è arrivato il nostro ospite De Luca. De Luca in tempo perché stavamo, prego venga, non stavamo parlando male di De Luca, assolutamente, parlavamo di ATAC, della conferenza stampa che si è svolta questa mattina, in cui ATAC ha riannunciato cambiamenti. Viviana, riannunci brevemente al dottor De Luca, così noi appunto l'aspettavamo perché volevamo un suo commento a caldo su quello che ci è sembrato, non per essere catastrofici né negativi, però un po' un libro dei sogni. Dunque ATAC sicuramente, dopo le recenti polemiche, si è sentita di indire una nuova conferenza per smentire un po' le recenti voci sul crollo del titolo in borsa, per dire che magari in borsa l'ATAC non è quotata in borsa, dopo le dichiarazioni della Raggi. Era CEA, non era ATAC. È vero, era CEA, assolutamente. E quindi per dire che il servizio non era così pessimo quanto quello percepito dai cittadini. Si è parlato di un aumento del parco mezzi, quindi 150 nuovi mezzi che saranno acquistati tramite finanziamenti sia comunali sia regionali e poi tramite autofinanziamento, quindi in base alla produttività effettiva. Chiaramente questi finanziamenti verranno erogati solo in base al raggiungimento degli standard prefissati, che venivano dati come già conseguiti sostanzialmente. Alla domanda precisa se un piano B, quindi se questi standard non dovessero essere poi effettivamente raggiunti, esisteva quindi una sorta di seconda soluzione, ci è stato risposto che un piano B non c'è, perché questi standard verranno sicuramente conseguiti. Cosa ne pensa? È fattibile? Aggiungo alla domanda, perché dicevamo che sul problema della gestione della mobilità a Roma ci stanno una serie di interpretazioni che anche gli stessi candidati sindaci presentano soluzioni diverse.
Io, se non ricordo male, ricordo la soluzione per quanto riguarda la mobilità romana di Atos De Luca, sì, e riguardo per esempio alla metro. Sì. Se non ricordo male, tu hai sempre detto, insomma, la metro lasciamola lì dove è arrivata per il momento e invece diamo soluzione. Facciamoci arrivare a facciamo, San Giovanni. Facciamo arrivare. E poi la soluzione invece troviamola sulla rotaia in superficie. Sì. No? Su questo c'è un dibattito aperto, perché non per esempio tutti i candidati sindaci la pensano come Atos De Luca, sì, no? Sì. Quindi come per esempio la pensa Giachetti, che è il candidato che sì, tu sostieni. E poi dopo andremo anche a capire sui costi della gestione ATAC, dove tu hai sempre fatto anche una sorta di grandi rimproveri, sì, indicando anche alcune soluzioni, sì, per quanto riguardava la manutenzione, eccetera. Secondo te è possibile quello che ci ricordava Piera poco fa, che addirittura potremmo aprire una stagione nuova dove l'85% delle risorse vengono dall'interno? A te. Guarda, io ripeto, Rettighieri, diciamo, è un uomo di viene dalle ferrovie, no? Quindi ha esperienza di trasportistica ferroviaria, comunque, che è un po' diverso. E quindi è un uomo da capacità organizzative e quindi si deve presumere, se ha detto queste cose, che ha una sua, diciamo, un suo piano strategico che gli possa consentire. Io credo che un punto di vantaggio di chi vuole mettere mani all'ATAC è quello che oggi mi pare di capire, che il personale ATAC, quindi autisti, amministrativi, eccetera, oggi si sono resi conto, no? E stanno toccando con mano le difficoltà dell'azienda, e che quindi certe rivendicazioni salariali, certe cose, riflessi corporativi del sindacato, lasciamo perdere azioni clientelari, che quelle, ecco. E quindi credo che si possa ragionare con il personale e i sindacati oggi in ATAC con una maggiore collaborazione. E questo è molto, e questo è molto. Se vedo che il management si comporta in modo corretto, cioè, questo è molto. Cosa che in altri tempi, che ti posso dire, tu ricorderai che io posi la questione a proposito delle manutenzioni, dico: ma è mai possibile un'azienda così grande ha le officine chiuse il pomeriggio? Cioè, perché gli autobus camminano tutto il giorno, se un autobus viene in rimessa per un difetto, per un problema, alle 4 del pomeriggio, c'è il modo di recuperarlo e la mattina dopo rientra e in posto. Quindi io credo che su questo fronte si possono fare delle cose. L'altra cosa è che, scusa, vorrei sapere da voi, la tradizione della manutenzione, quindi era addirittura una scuola quella che c'aveva l'ATAC, l'ATAC c'aveva proprio un'esperienza, che insegnavano agli altri, addirittura alla fine. Esempio sono le grandi officine, le OGR, tenute, possiamo dire, senza polemiche, tenute per anni sotto. Anche lì, e io mi impressionai quando andai a vederle, delle officine molto grandi, importanti, con degli investimenti, ponti nuovi, all'1:30 non c'era più nessuno. Nessuno? Ma non è che dici che qualcuno era in lavorazione, tutto fermo. Beh, queste cose oggi io credo che si possono ovviare con la collaborazione. L'altro punto, io non ho sentito la conferenza stampa, però se si parla di risorse interne, bisogna allora avere una strategia per la bigliettazione. Incominciamo a capire, non so se ha parlato, aiutatemi. Si è parlato di bigliettazione. Ecco, che cosa intende fare? Perché qui di ricette dal bigliettaio sugli autobus, ai tornelli, all'autista che si presta a fare il biglietto, mille cose sono state dette, però fatte pochissime. Lo raccontiamo subito dopo la giornata. Sì, certo, no, perché poi dovevo dire anche un'altra cosa. Dopo riprendiamo il discorso, pronto? Poi abbiamo anche la Roma Lido da parlare. Sì, e guarda, l'avevo già segnata perché... Pronto, hai non c'era un filmato. Prego, sì, l'ascoltiamo, prego. Pronto, buongiorno a voi tutti. A lei. Allora, l'ex consigliere comunale Atos De Luca, conosce dalla voce, perché io tanto di clavute per l'ATAC. Adesso ho un altro rimprovero da fare all'ATAC e al Comune. Io dai primi di marzo che sto cercando di fare la mia tessera per gli ultra settantenni,
altro. Allora, a me ho facciato tutti i documenti, tutto quanto, fino a ieri sono stata Eurfermi, non mi spetta questa tessera perché io ho la tessera di invalidità che pago tutti gli anni e mi scade a metà giugno. Io ho fatto anche questa proposta, io con due tessere che cosa ci faccio? Vi riconsegno questa e mi fate quella degli ultra settantenni. Non c'è stato motivo, io già l'anno scorso avevo provato, anche quest'anno ho riprovato. Allora, queste tessere che non si pagano, a chi le danno? Mi dia una risposta adesso, perché almeno posso risponderle, perché poi se riattacchiamo il telefono non posso rispondere. Va bene signora, facciamo rispondere subito il dottor Atos De Luca, prego. Dunque, io ho capito che, risposta? Che la signora c'ha due tessere. Lo sai dove siamo? Prego veramente che la signora rimanga all'ascolto. Prendiamo l'esempio che in qualche maniera riproduce quello che ha denunciato la signora. Allora, io ti riconosco il fatto che tu hai bisogno per la tua invalidità dell'accompagno. Sì. E questo è valso fino a qualche settimana fa. Però siccome ti ho dato l'accompagno, esatto, e questo rientra nel tuo beneficio, diciamo, del tuo patrimonio, tua qualità della tua qualità della vita, della tua rendita. Cioè l'amministrazione ti aiuta in questo modo. Benissimo. Allora con quello però ti mette in una condizione che superi il tetto per avere il tipo di riconoscimento, certo, che vuoi. Sì. E quindi in qualche maniera poi non, tutte non quelle puoi beneficiare che sono, di tutte cose. Altre cose. No? Quindi una cosa che mi dai a sostegno della mia vita, perché mi riconosci che sono in una condizione di handicap, poi me ne levi un'altra. Però me ne levi un'altra. Anzi, mi levi tutto il resto. Tutto il resto. Finché c'è stato un ricorso al Consiglio di Stato, sì, il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti, quindi torto al governo da questo punto di vista, e sta cosa è stata eliminata. Però si va a riproporre in tutte altre situazioni come quelle che ricordava la signora, che a mio modo di vedere, e chiedo aiuto ad Atos, non è materia nella quale può incidere con una sua decisione autonoma l'amministrazione comunale, sì, perché a mio modo di vedere è una normativa nazionale. Sì. Sì. E siccome avremo qui, credo, non so se proprio domani, il sindacato della CGIL dei pensionati riguardo a questi argomenti, insieme a Augusto Battaglia, e gli porremo questa domanda che, ripeto, a mio modo di vedere non è il Consiglio Comunale che può decidere. Sì, può decidere. Però la signora proponeva una cosa, dice, io vi ridò la tessera sull'invalidità, però datemi quella degli ultra settantenni. Cioè facciamo la guerra dei poveracci. Esatto. Insomma. Quindi io direi alla signora di mettersi in contatto con voi quando vengono il padrone, che magari è più aggiornato, certo, di noi, e questo rientra in una serie di provvedimenti che ha preso anche la regione. Ti ricordi la faccenda di chi hanno voluto i soldi indietro del ticket, sì, perché hanno fatto il cumulo, esatto, della pensione, superava una certa somma in quelle misure per ridurre la spesa pubblica, e sì, questo è il punto così. Però la questione che pone la signora è sacrosanta. Ce la ricordiamo e la affronteremo, di attenzione, diciamo, con chi ci può dare risposte più compiute. Più aggiornate. Abbiamo altre due chiamate, le prendiamo subito. Pronto? È in onda, prego. Ci sente? Pronto? Pronto? Niente, passiamo alla prossima, ci richiamerà. No, prego De Luca, perché sì, è caduta la linea. No, ci hanno fatto uno scherzo dalla regia. No, io sono una signora Ciandria di Morena. Noi ci abbiamo, stiamo in un preparato. C'avevamo un prefabbricato che ce l'hanno donato nel 91. Adesso, come ci sono tanti iscritti, ci avevano fatto un gazebo la provincia, 1.250 metri quadri. Questo gazebo adesso era aperto, l'hanno chiuso, l'hanno fatto chiudere 3 anni fa, sempre il comune di Roma, il signor Tredicini per l'esattezza. No. Adesso questo gazebo ce l'hanno messo sotto sequestro perché risulta abusivo un lavoro fatto del comune che non risulta nessuna parte. Potrebbe darmi una risposta, per favore? Signora, come possiamo fare dovremmo per avere questa situazione? Più dettagli, la risposta che la possiamo dare magari se ci manda un po' di documentazione col fax e noi la giudichiamo pure
ai rappresentanti del Consiglio Comunale, del municipio stesso. Non credo che il personaggio che lei ha nominato abbia il potere di dire non fatelo, non fatelo, insomma, perché sarebbe grave. Insomma, no, ma forse gliel'ha fatto mettere lui. Così precario, abusivo. Comunque, se dopo la trasmissione ci se ci va la documentazione, dà la risposta così precise. Sarebbe così. Non siamo in grado di darla perché non abbiamo tutte le indicazioni. Pronto? Un'altra telefonata. È in onda, prego. Buon pomeriggio. A lei. Allora, sono la signora Roberta, la mamma di Andrea. E lei ha toccato, Mastro Rosato, un tasto, il famoso tasto del TAR, che ha dato ragione a noi, cioè famiglie dei disabili, sì, che hanno mandano in diurno questi ragazzi ai centri. Ora, che cosa è successo? Che il nuovo ISE, tra la regione e il comune, non mandano ai municipi un attestato che devono ricevere il nuovo ISE. Il comune non manda questo, diciamo, come posso dire, queste richieste dell'ISE non vengono prese. Quindi noi seguiamo a pagare giornalmente la retta. Quindi che cosa significa? Che se il TAR ci ha dato ragione, a noi non ancora l'ISE non viene recepito. Cioè ci viene dato l'ISE, oggi Andrea dovrebbe pagare un euro, ma neanche un euro. Però che cosa succede? Il municipio non ha le coordinate del comune per poter ricevere l'ISE. Allora chi è che sta giocando su questa storia? Vi ringrazio, vorrei una risposta. Grazie. Credo che l'impegno che possiamo chiedere a De Luca come consigliere comunale uscente, insomma, fino almeno quando forma il nuovo consiglio comunale, di sentire commissario. Sì, commissario Tronca, perché in effetti state subendo un'ingiustizia a causa di un fatto burocratico tra Roma Capitale e il municipio, per cui non rilasciandovi queste voi siete costretti a pagare, e per eccetera. Altro, una violenza che c'era stata data prima pure. Prendo un appunto preciso e chiediamo che intervenga, perché questa è una cosa che il capo di gabinetto, il prefetto. Certo. Grazie. De Luca, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera Umberto, buonasera. Buonasera a lei Umberto. Volevo sapere se avete saputo, se ci avete delle informazioni per quale motivo sono state tolte tutte le macchinette a bordo del lotto, le emittitrici di biglietti del lotto del 170, che sono sicuro perché la prendo spessissimo, perciò. Ma quest'anno ci sono delle macchinette nuove, è stata acquistata delle macchine nuove? Per i biglietti. Già ero detto avevo accennato che ero uno dei pochi che li vendeva quando facevo il tabaccaio, una volta che vendevo questi biglietti perché non c'è assolutamente guadagno sopra. Senta, un'altra cosa, una curiosità, dottor De Luca, se può dirmi per cortesia, una curiosità mia, quanti anni so che lei sta al comune, al consiglio comunale? Non so se provinciale, comunale, comunque ecco questa curiosità. Cinque anni più due, praticamente sono 7 anni la consigliatura di Alemanno e più i 2 anni e mezzo di Marino. E poi si è fatto un passaggio da senatore pure. Sì, prima sì. Bene, allora ritorniamo all'argomento che avevamo partiti, se poi possiamo dire qualcosa sul suo fatto che su alcune linee sono state tolte le obliteratrici. Qualcosa dicevano in conferenza, loro dicevano, non so adesso se proprio nello specifico la linea 8, però le obliteratrici che non ci sono, sono quelle che sono state sostituite proprio dall'azienda in attesa delle nuove, chiaramente sulle tempistiche di sostituzione. Beh, quindi è la risposta che si aspettava Umberto. Sì, probabilmente è questa la ragione. Ritorniamo invece alla strategia della mobilità, diciamo così. Sì. No? Ecco, siccome parlavamo di ATAC prima, quindi l'importante è che ci siano delle risposte, perché se si dice si vogliono utilizzare le risorse interne, è quindi la bigliettazione e quindi trovare delle soluzioni concrete, rapide, affinché si possa, perché io racconto sempre quell'episodio, forse l'abbiamo detto anche qui, che quando è andata in funzione la metro C nel primo tratto, purtroppo, hanno eliminato l'autobus, no? Perché c'era la metro C e quell'autobus. E il commento di alcuni in quei primi giorni, sì, ora ci fanno pagare pure il biglietto.
Per... Ah, beh, perché certo, per questo con la metro diventa più difficile. Sì, e questo è emblematico del fatto di questa diffusa abitudine, chiamiamola così per usare un eufemismo, del fatto che molti non pagano il del biglietto. Porto che esiste. È evidente che questo è un primo punto sul quale Retighieri deve dare delle risposte concrete. L'altra questione è quella, noi sappiamo tutti i benefit che aveva l'azienda. Bravo. Alcuni meritati, certo. I super minimi, le cose, tutti che nel tempo si sono stratificati, uno per cui tu vedi dirigenti o quadri, la busta fondamentale, e poi in alcuni casi si raddoppia con tutti questi stipendio, certo. Che all'origine nascevano da lavori particolari legati un po' a una maggiore produttività. Bravo. Cioè, nel tempo l'obiettivo di raggiungere era raggiungere nel, come sono stati raggiunti nel tempo si sono stratificati, per cui è probabilmente una diciamo risistemare queste questioni interne, e chi effettivamente ha dei lavori particolari protrae l'orario di lavoro eccetera ha diritto a un surplus, ma chi se fa il suo orario normale eccetera va un po' è eliminata questa cosa. L'altra questione importante è se fanno un centro di costo per l'acquisizione di manutenzioni, di gare, di appalti, eccetera, un centro di costo più trasparente, con gare, diciamo, improntate all'efficienza, eccetera, quindi con la trasparenza nelle gare, io credo che con i ribassi che si possono per legge praticare, non quelli eccessivi, io credo che anche lì ci sia un risparmio notevole. E poi c'è un altro punto, la razionalizzazione della rete. Questo in alcuni punti si sta facendo già. Dice, ma che c'entra col fatto di risparmio? E certo, perché efficientare la rete significa, facciamo l'esempio che qui abbiamo fatto altre volte, razionalizzare le fermate. In un periodo è capitato, quando non c'erano questi problemi, che poi uno andava col bilancio, andava fuori bilancio e lo Stato ripianava. Cioè, adesso fondo nazionale. Fondo nazionale, per cui si andava a premiare chi spendeva di più, insomma, ecco. Invece bisogna premiare i virtuosi. Allora, lì si può fare un lavoro importante che può far incamerare nuove risorse. Poi c'è un altro fatto. Noi sappiamo che si è parlato di 200 milioni, i trasferimenti da parte della regione e poi sono trasferimenti statali. È evidente che se... Scusa, qui per esempio un altro dei punti che è stato sempre posto da parte del Comune di Roma, indipendentemente da chi l'abbia governato, ma perché questi soldi devono passare per forza attraverso la regione, no? E c'è stato anche lo stesso Marino, diciamo, il passaggio, visto che i soldi che spettano a noi vengano direttamente al Comune di Roma, che poi penserà all'ATAC, no? Questo, diciamo, anche, abbiamo avuto momenti nei quali la regione non ha dato una lira. Beh, ricordiamo tutti il caso della Polverini alla regione in quei 3 anni che è stata, poi si dimisero prima, praticamente non detto una lira. E anche oggi si fa molto fatica, per esempio l'ATAC vanta, secondo i conti ATAC, più di 400 milioni dalla regione, questo è il conto che ha sempre Broggi anche adesso. È chiaro che la regione, assillata dal ripiano della sanità, perché anche la regione ha i suoi problemi, spesso non è molto generosa, e quindi questa rivedere che i trasferimenti vadano direttamente a Roma Capitale, questo sarebbe una svolta, perché ci avremmo un introito fisso. Quindi se Retighieri, a fronte di questo programma che ha fatto, ha la forza di fare tutte queste cose, probabilmente, non dico che, però si può migliorare la situazione. Prima parlavo di razionalizzare le fermate, noi abbiamo decine di fermate inutili che rallentano i tempi di percorrenza, usurano troppo ravvicinate. Cioè non è scandaloso se io per andare esco dal portone e faccio 300-400 metri di strada per andare a prendere l'autobus. Questo c'era consente un esempio, c'era l'altra trasmissione che c'è l'esempio proprio dell'otto.
che parte da Largo Argentina, sì, no? E c'ha tre fermate ravvicinate una dietro, esatto, l'altra. Ma quasi, no? Tutti hanno delle fermate troppo, sì, ravvicinate. Troppo ravvicinate. Certo, prendiamo, quindi, la telefonata e poi ci torniamo. Certo, certo. Scusi, non facciamo aspettare. No, 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 per carità. I telespettatori, pronto? È in onda, prego. Pronto, è Paolo, ciao Ados. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Partito Democratico di Cinecittà. Senti, bene, dobbiamo ringraziare Zingaretti per la tessera, diciamo, europea che ci ha inviato a noi, diciamo, anziani. È la Carta Nazionale dei Servizi, che è molto interessante, cosa che è una carta che penso che in futuro oggi permetterà di fare tante cose e quindi anche quella magari di viaggiare con questa tessera, avendoci il microchip, si potrebbe organizzare, non dico di cambiare i terminali nella metro, che è una cosa fantascientifica. Però una cosa ti chiedo, dato che sono stato nel settore dei trasporti come tassista, è possibile che nelle fermate, diciamo anche principali, di mettere l'obbligatrice, perché quando uno arriva aspetta l'autobus mezz'ora, almeno prima lo timbra, quindi ha la garanzia di viaggiare anche sulla corsa che verrà con ritardo e la prende. Ma perché dobbiamo far pagare, si inventano di far pagare multe, di organizzare magistratura, di far pagare le persone, ecco, questo che non va bene, stanno organizzando per far pagare che cosa? Cioè tutte queste multe, queste cose, organizziamoci nelle obbligatrici, diciamo, dei terminali di zona, mettiamo queste cose. Io sono stato a San Giovanni a una visita, allora l'addetto dell'ATAC che mi ha detto: Paolo, timbra il biglietto, mancano 10 minuti, così il prossimo autobus che viene lo prendi senza pagare una cosa successiva. Questo è un problema veramente così tranquillo da fare, che mettiamo le obbligatrici nelle fermate. Va bene, questo aiuta molto il comune, caro Otto. Questo è il problema. Vabbè, questo è un suggerimento utile. Utile, fa parte di queste cose per rendere più efficiente, diciamo, e razionale, perché è chiaro che agli utenti gli devi dare la possibilità di rendere più efficiente il servizio. Ma io se lo metti all'ingresso dell'autobus, anche, l'autobus anche non parte finché non, esatto, vedrai la reazione delle persone, esatto, come che poi diventa, c'è la fila, no? Vediamo, oh, muovite, eccetera, eccetera. O chi non paga, no? Certo, no? Certo, come succede a Londra, tra l'altro. Esattamente, io ho sentito evocare. Il precedente ascoltatore ha detto che aveva esperienza come tassista, mi pare. Sì, questo, sì. Paolo. Io, se mi dai un secondo, prego, come no, voglio sottolineare una cosa che fa parte sempre del servizio pubblico, perché i taxi sono un servizio pubblico. Sul numero unico, voi ne avrete parlato, eccetera. Allora, però non c'è informazione. Il numero unico è una cosa made in Rome, cioè inventata da Roma. È una cosa molto efficiente. In due parole, che cosa significa il numero unico? 060609, ti mette direttamente, gestita dal comune insieme all'agenzia della mobilità, sì, ti mette direttamente in contatto col tassista più vicino. Che cosa, quali sono i vantaggi? Uno, che il taxi arriva prima, perché tu c'hai uno spettro, no? Di tassisti della zona, perché se tu chiami la famosa radio taxi, eccetera, magari radio taxi c'ha il tassì che ti dice 8 minuti, se tu invece col numero unico c'è il tassista che sta specialmente nelle periferie, quindi non ti arriva la corsa carica di già di 10 euro, 8 euro e quindi si risparmia, si fa prima e il tassì, e hai il rapporto diretto col tassista senza l'intermediazione. Io non c'ho nulla contro i radiotassi, no, però allora la cosa che io ad oggi, il numero unico 060609 vive questa un po' clandestinità. Ci sono in tutto circa 500-600 iscritti, perché bisogna iscrivere, e ci si iscrive a soli 19 euro al mese. Iscriversi a un radiotaxi costa 180 euro, 200, insomma varia, quindi costa anche poco, quindi il tassista spende poco. Se questo fosse pubblicizzato, e l'amministrazione dovrebbe farlo, noi arrivando a una cifra su 6.000-7.000 taxi, potrebbe essere 2.000-3.000 taxi. La mia cattiva sarebbe una rete. L'interesse delle organizzazioni. Ho capito, e io per questo lo sto dicendo. Però è interesse degli utenti e dei tassisti. Certo. E allora noi, che poi va nell'ottica,
Ti ricordi la battaglia che fecero aumentare la tariffa? Noi ora abbiamo i taxi romani, hanno questa incongruenza che la corsa breve paghi poco, se fai una corsa più lunga è gradualmente, la tariffa aumenta, quindi dovrebbe essere al limite il contrario, come no? Il consumo dell'acqua, ecco, per dire. E ora si potrebbe ricambiare, perché noi facemmo la delibera dicendo facciamo una verifica fra un anno, si potrebbe cambiare questo meccanismo in buona sostanza e fare in modo che più persone, perché se il taxi costa meno e si fa prima, c'è un bacino di utenza più ampio. Oggi se ti accosti al taxi rimani scottato. Quindi anche questa dei taxi è una cosa importante da affrontare. Chiudiamo questa parentesi dicendo che però lì c'è stato l'interesse dei gruppi di potere che gestiscono, lo so, che hanno risvolto anche il tipo elettoralistico. Non coincidono con l'interesse pubblico. Prendiamo la telefonata, poi magari passiamo all'altro argomento, alla Roma Lido, mandiamo anche il filmato. Sì. Pronto? Pronto? Prego, sì, l'ascoltiamo. Buonasera, assessore De Luca. Volevo una delucidazione da lei. Volevo sapere, la gestione dell'aeroporto Leonardo da Vinci, per quanto riguarda diciamo il suolo, l'affitto della cosa lo prende il Comune di Roma o lo prende il Comune di Fiumicino? In parte, in parte. E quindi non si sa, perché il Comune di Fiumicino scarica, dice via Roma, Roma dice via Fiumicino. Le royalty vengono prese in parte, da tutti e due i comuni. Sì, vengono distribuite, ora non so in che percentuale. La percentuale non la so, però da tutte e due. Vengono distribuite su Roma e Fiumicino. È ancora in linea? Di Fiumicino nega proprio tutto quanto, dice che non è vero, non prende niente. Glielo chiederemo a Montino, però da quello che io so, cioè la royalty che lo prende. Anche io so che c'è. No, non a caso Fiumicino, insomma, una delle richieste dell'autonomia di Fiumicino nasceva anche da questo, quando nacque il comune. Certo. Allora passiamo alla Roma Lido, ascoltiamo prima l'intervista che il dottor Mastro Rosato ha realizzato a Michele Civita, che è l'assessore alla mobilità in Regione Lazio, e poi la commentiamo con lei. Prego la regia di inviare il file. Lei è responsabile della politica del territorio e della mobilità. E non a caso diciamo come la mobilità entri dentro l'urbanistica. Rispetto a questo ci sono quadranti, per esempio, della nostra città che avrebbero bisogno di una facilitazione della mobilità, no? Ma migliore mobilità significa anche una migliore condizione di vita. Nello specifico, ieri il Consiglio regionale avete affrontato uno dei quadranti essenziali che riguarda andare verso Ostia o venire da Ostia a lavorare a Roma. Che risultato ipotizzate di poter proporre alla città di Roma e a chi vuole andare magari a Ostia anche al mare? Sì, la Regione Lazio è proprietaria dell'infrastruttura che è gestita ormai da tanti anni da ATAC, e ATAC, oltre a gestirla da tanti anni, ha anche la responsabilità della manutenzione straordinaria e ordinaria. È evidente che lì siamo a un punto difficile, perché i disservizi, i disagi e i problemi di quella linea stanno ormai, sono mesi, nonostante diciamo molte buone intenzioni che soprattutto ATAC nei mesi passati aveva annunciato. Ricordo che circa 7-8 mesi fa ATAC aveva presentato un ambizioso e importante programma per portare gli ore di punta i treni a 7 minuti e mezzo. Purtroppo questi risultati non si sono avuti. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di affrontare il toro per le corna, perché l'obiettivo nostro è fare in modo che quella ferrovia si trasformi via via in una vera e propria metropolitana. Il bacino d'utenza è un bacino molto importante, parliamo di 200-250 mila persone, quindi è importante che si trovino le risorse per poter investire nei prossimi anni e trasformarla da problema in una grande risorsa. Le strade su cui stiamo lavorando con questo obiettivo, con l'obiettivo di trasformarla in metropolitana, sono due.
abbiamo già richiesto e abbiamo anche rinnovato recentemente la richiesta di avere, di poter utilizzare 180-200 milioni dei fondi FAS che il governo nei prossimi mesi distribuirà alle regioni proprio per interventi di questo tipo, per fare ulteriori interventi urgenti e per comprare nuovi treni. L'altra strada che stiamo percorrendo è l'esame del progetto di finanza che ci è stato presentato da un raggruppamento di società, tra cui c'è RTP, la società francese RTP Italia, e la Ansaldo, che ci propone di investire per riqualificare l'infrastruttura e di investire anche acquistando nuovi treni, chiedendoci risorse, chiedendoci in cambio la gestione della linea e il pagamento di un canone annuale per i prossimi 20, circa 20 anni. Noi abbiamo aperto la conferenza dei servizi preliminare per valutare questo progetto insieme col Comune di Roma e con il Ministero. Quindi queste sono le due strade che hanno un comune obiettivo. Noi cerchiamo di trovare le risorse per migliorare quell'infrastruttura. Pensiamo che la situazione attuale non sia più tollerabile e quindi con grande pragmaticità lavoriamo, e la prima strada che per noi e per la valutazione degli altri enti sarà la strada migliore, la intraprenderemo nell'interesse dei cittadini e dei pendolari. Mentre facciamo tutto ciò, io però voglio dire che importanti risorse sono state date a ATAC in questi anni. Noi tra l'altro le abbiamo trovate nei residui passivi dei soldi non spesi prima, e abbiamo già dato ad ATAC oltre 35 milioni, e ci sono una serie di cantieri che noi auspichiamo che vengano il prima possibile chiusi, perché purtroppo diciamo, le gare d'appalto in ATAC durano a volte troppo a lungo, 4 anni, la media è 4 anni, le risorse pubbliche che sono limitate vanno utilizzate con grande attenzione e anche, diciamo, con la giusta rapidità, perché parliamo appunto di un'infrastruttura che ogni giorno è utilizzata da decine di migliaia di cittadini. Quindi io, mentre ragioniamo sul futuro, il nostro impegno quotidiano è di supportare ATAC per fare in modo che le risorse che gli abbiamo già dato per la manutenzione straordinaria e ordinaria, sono in corso la realizzazione di 4 nuove stazioni, è in corso un lavoro molto importante per l'alimentazione elettrica, per garantire un sistema di alimentazione elettrica e altre innovazioni tecnologiche che rendono più sicura e migliore quella infrastruttura. Ecco, oltre poi al contratto di servizio e al costo, su cui noi vogliamo verificare che ATAC rispetti il contratto di servizio, quindi metta le giuste risorse di personale per gestire meglio in questa fase transitoria che noi auspichiamo sia la più breve possibile, per poi appunto procedere con scegliendo una delle due strade su cui stiamo lavorando. Allora, dottor De Luca, questo è il parere di Michela Civita. Prendiamo la telefonata e poi lascio subito a lei la parola. Grazie. Per dirci anche se ci sono cambiamenti, novità. Sì, ci sono evoluzioni. Ci sono evoluzioni. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buongiorno, sono io? Sì, è lei, può parlare. Buongiorno a tutti. Senta, ho ucciso con qualche minuto di ritardo. Allora vorrei sapere, siccome ha parlato un certo Paolo, tesseramento che ha dato Zingaretti, che se tesseramento è, si è per Roma o tutto a Lazio? La tessera europea. Vorrei sapere che tesseramento. Vorrei sapere, siccome ha parlato della regione soltanto della Polverini, ma prima della Polverini c'era Marazzo. Mm-hmm.
Sì. Ma Lazio ha detto i soldi. E poi c'è un'altra cosa. Ho sentito anche una signora che parlava di invalidi. Sì. Ma con l'ICE, lei lo sa che macello è successo? L'abbiamo detto fino a qualche secondo sì, sì. fa. Ho capito, però dell'ICE ancora noi dobbiamo pagare tutto, Tutto, dobbiamo pagare tutto. E quello io abbiamo detto lavoro, e De Luca si è preso l'impegno di aggiustare la situazione. Tutte le medicine. Allora, di questo argomento ci abbiamo fatto una trasmissione intera, potremmo dire. Abbiamo parlato più volte ancora prima che scoppiasse il caos. Ne abbiamo parlato oggi, ne riparleremo, non ricordo se proprio domani, con Battaglia e un rappresentante dei pensionati della CGIL. Quindi noi l'argomento lo teniamo quindi alla ribalta con i riflettori accesi. Siamo consapevoli che ancora ai c'è noi, un problema. Non decidiamo noi, purtroppo. Purtroppo. Comunque, torniamo sulla Roma Lido, ha detto che ci sono novità. Sì, allora, intanto volevo dire che all'ascoltatore che io farò sulla base di queste segnalazioni che ho appreso oggi a Tronca, al prefetto Tronca, rappresentandogli questo grave disagio. Che quantomeno applicassero applicano quello che è stato stabilito. Almeno quello. Ecco, detto questo, dunque, rispetto a queste dichiarazioni di Civita, diciamo, nel frattempo ci sono stati dei nuovi sviluppi, cioè c'è stata una commissione, un'audizione in commissione trasporti al Senato con Esposito, il senatore Esposito, le ferrovie, il Ministero dei Trasporti, la Regione e Civita stesso e anche una delegazione degli utenti della linea. Che peraltro, del comitato. Tenendo conto che la Regione circa un anno fa formalizzò addirittura il rapporto con i rappresentanti dei pendolari, sì, con sì, le sì, associazioni, sì, sì. I quali oggi hanno addirittura una sorta di consulta sì, rispetto sì. alla quale lo stesso sulle assessore... problematiche. Sì. Allora, questa commissione parlamentare si è conclusa con una bocciatura del progetto di finanza presentato dalla cordata Rapidè dei francesi, per intenderci. Quindi della possibile privatizzazione. Della possibile, vabbè, parziale rimane proprietà, però gliela dai per 25 anni ad un canone di 80 milioni all'anno per la gestione e la regione dovrebbe mettere la metà dell'investimento che era sui 450 milioni, pare la regione metteva 190 milioni, mettendo a disposizione poi il deposito della Magliana, tutte le strutture di Rapidè, questa cordata di francesi. Le motivazioni di questa bocciatura sono state che era troppo costosa per l'amministrazione, in effetti, rispetto ai risultati e rispetto al fatto che, come ha ricordato mi pare l'assessore, ATAC ha presentato un progetto alternativo per 180 milioni trasformandolo, diciamo, in metropolitana di superficie, poi dirò una cosa importante, e quindi rispetto al progetto francese è molto competitivo, dà gli stessi risultati. E poi c'è un giudizio politico, cioè è evidente che se noi espropriamo ATAC di questa cosa e diciamo in sostanza ATAC non è capace neppure di gestire, di fare un lavoro di 180 milioni sulla Roma Lido, vuol dire che questa azienda è decotta. E quindi allora si dà spazio al partito della privatizzazione, di cose eccetera. Quindi a questo punto, dopo questa bocciatura, è subentrato l'impegno dei fondi FAS di 200 milioni che Del Rio si è impegnato a darli. E secondo noi i 200 milioni fondi nazionali. Nazionali, 200 milioni dei fondi FAS possono essere impegnati in una riqualificazione della Roma Lido. Se poi serve un partenariato di competenze per un lavoro del genere, c'è RFI che ha esperienza, facciamo un partenariato con RFI, ma manteniamo questa struttura, anche perché la Roma Lido, una volta trasformata, ha una bigliettazione altissima, più di 100.000 passeggeri giorno,
Quindi con la biglietta tanto più poi la trasformi in metropolitana veloce. C'hai i tornelli, quindi. C'hai i tornelli, tutto. E anche incassi. La bigliettazione aumenterebbe. Certo, perché parliamoci chiaro. Adesso la Roma Lido è l'ora di punta. Io non so quanti pagano. Perché poi è caotico. Sarebbe è un anche casino. Un invito ad utilizzare. E quindi è una linea ricca da questo punto di vista. E allora. Questo è il progetto. E poi voglio dire una cosa, su il fatto della trasformazione in metropolitana, teniamo conto di un fatto, che la Roma Lido ha questa caratteristica, come tante arterie romane e linee, c'ha le ore di punta, allora tu c'hai la mattina, il rientro, allora non c'è bisogno che il treno della metropolitana sia tutto il giorno a 6 minuti, no? Questo dice, ma che si... Esattamente, si fa ma un programma... Ma certamente non esatto. È al massimo. Cioè... Non è una linea del centro che ha tutte certo. L'ore per motivi abbiamo turistici. C'hai... Esatto. Tu lì c'hai una linea che c'ha i picchi. A questo punto significa che io, con minor numero di treni, con minor personale, allora io alle ore di punta garantisco il massimo del servizio a 6, possibilmente anche a 4 minuti, di modo che smaltisco e in tempi certo. Reali tu arrivi al lavoro e vai. Nelle ore, diciamo, dove si abbassa, io certo. Ci sono stato sia di punta che di a certe ore c'è pochi passeggeri, perché non ce va nessuno. Senti, certo. Ma tu che collabori con Giachetti, sta roba gliel'avete detta? Sì, 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 la sa il sindaco. La sa. Il sindaco, il candidato sindaco. La sa e diciamo è ragionevole questo. Poi, siccome parlavamo della metro C, no? Mm-hmm. Il problema della metro C è molto metro semplice. Metro C dopo la telefonata. No, perfetto. Due ne abbiamo in attesa. Pronto? Una caduta. Sola, quindi. In onda, prego. Pronto? Ci sente? Pronto? Pronto? Sì, prego. Buonasera. A lei. Senta, vorrei chiedere al signor Atos, ho sentito oggi da una trasmissione per quanto riguarda il concorsone dei vigili. Allora, ho sentito dire che hanno fatto due commissioni. La prima commissione... Sono passati determinate persone idonee e altre che sono vincitrici. Nella nuova commissione che hanno fatto di nuovo, quelli vincitrici sono risultati idonei e gli idonei sono risultati in parte vincitrici. Ma come mai c'è questo disguido fra la prima commissione di cui risultavano determinati vincitori, persone e altri? Che risultavano idonei. Non capisco il motivo, perché chi esamina dovrebbe risultare sia nella prima che nella seconda commissione sempre le solite persone. Infatti questo dà a me personalmente un alito che ci sono nelle commissioni dei concorsi che vanno dati i posti agli amici degli amici e non vale un concorso come concorso, ma ci sono sempre le spinte e questi ne risente in modo particolare i giovani perché risultano svogliati di fare i concorsi in quanto capiscono che ormai i concorsi non valgono assolutamente niente e quindi sono demoralizzati proprio in modo più assoluto. A me dispiace queste cose, veramente, perché anch'io avendo un figlio che dovrebbe fare i concorsi, non li vuole più fare, perché dice tanto mamma prendono chi devono prendere. Grazie, bene. Se mi dà una risposta. Allora, senta grazie. Signora, vediamo di aiutarci entrambi. E nel frattempo abbiamo detto alla regia se ci chiamano il comandante Maurizio Clemente. No, oddio, Marotta. L'età è brutta Marotta. Quando Marotta. No. Vabbè, il presidente dell'ARVU per dare una risposta che sicuramente è molto più diretta perché le segue quotidianamente e sentiamo da lui quali sono le ultime novità. Io voglio dire solo se posso prego. Alla signora soltanto questo. Guardi, il problema intanto se noi passiamo dalle assunzioni, come dire, senza concorso, clientelari. Cordova, ecco, cioè, sì. Detto dalla regia, mi scusi, prego, prego, prego. Cioè, un buco di memoria. Maurizio Cordova, sì. Cordova, sì.
Se noi passiamo dalle assunzioni a piè di lista clientelari con l'elenco alle assunzioni per concorso, comunque dobbiamo dire che è un passo in avanti. Dopodiché, signora, ora io ora vediamo se Cordova ci spiega questo fatto delle due commissioni. Io non sono al corrente di queste due commissioni, che sono, diciamo, c'è una discrepanza tra gli esiti dell'una e dell'altra. Ha ragione, signora. E che quindi questa qui è una cosa che va verificata, e quindi. Però ecco, io preferisco comunque che in tutte le aziende si riprenda l'abitudine di fare i concorsi, se ne fanno, certo il concorso ha dei tempi più lunghi, però almeno tutti partecipano, hanno più chance secondo me rispetto alla lista che viene scelta dai politici, dai sindacalisti, da questi e da quell'altri. Io allora, volevo, ritorniamo ancora sulla Roma Lido, prego. No, sulla Roma Lido, quindi ecco, questa è la cosa. Finita questa cosa, quindi questi 200 milioni impieghiamoli per efficientare la Roma Lido, che è una linea importante, e che può anche scoraggiare l'uso della macchina, perché voi se andate a Ostia con la macchina sapete che è una cosa, se e molti perché prendono la macchina? Perché la Roma Lido non si sa quando si parte, non si sa quando arriva. Se questa diventa una linea efficiente, io credo che molti sarebbero felici di lasciare la macchina e in pochi minuti, perché sarebbe una linea anche veloce ed efficiente, essere al centro della città, perché parliamo della piramide, insomma, parliamo della piramide. Questo dentro il programma del candidato sindaco del PD c'è tutto. Sì. Io se proprio no. Questo volevo chiedere. C'è proprio questo, e anche sulla metro C, se possiamo concludere, la metro C sta in queste condizioni. Noi adesso dobbiamo far completare fino a San Giovanni. E c'è hai anche detto fino a San Giovanni proprio con un sospiro. Un sospiro, perché è una cosa scandalosa quello che è successo negli ultimi anni. Cioè il committente... Tra il committente, cioè tra Roma Capitale e le aziende, ci deve essere una collaborazione. E questi vanno avanti a forza di riserve, di varianti, di contestazioni, pretendono soldi, fanno addirittura gli scioperi, e così non si può gestire questa cosa. I operai lo fanno perché... No, gli scioperi te lo dico io. Io se posso, ecco, dire, gli scioperi si fanno. Non è possibile che quando un pool di aziende, stiamo parlando di aziende che lavorano a livello internazionale, che ci sono dei nomi enormi, quando se qualche volta l'amministrazione c'ha un ritardo di pagare 150.000 euro, 300.000 euro, stiamo parlando di questo, per le paghe dei dipendenti scendono in sciopero, non è possibile. Sono cose strumentali, un'azienda che c'ha... Ma devi spiegare, io lavoro alla fine del mese... E perché li devono pagare? Sì, perché noi abbiamo dato fior di quattrini. Dire, che la colpa non è dello scioperante. No! Ecco, è la società, te lo dico io, è la società che organizza le cose, li porta sotto al campo. Perché è una forma strumentale per avere tutti i soldi, perché loro hanno vantato anche di recente 200 milioni, perché sì, dicono che hanno ritardato. Per la verità mi sono anche sempre chiesto una cosa: per quale motivo si fa una gara e poi si deve creare una sovrastruttura che era l'azienda, come si chiama, Roma metropolitana, c'è ancora Roma metropolitana, che serviva quando c'è un committente. Ma questo, perché questo progetto è nato come un progetto con Berlusconi, chiavi in mano, ti ricordi? Sì, sì, i progetti chiavi in mano, che tu dovevi fare un prezzo che erano 2 miliardi allora, e mi dovevi consegnare chiavi in mano tutta la linea, stiamo parlando fino a Prati. Col tempo, con i ritardi, 45 varianti in corso d'opera, vuol dire che 45 di varianti te ne può capitare una, due, tre, 10, ma non 45 varianti che hanno sballato i tempi, che hanno sballato tutto, ritardi. Adesso poi, devo dire, se l'hai preso a prezzo chiuso, la variante è il problema tuo, eh. Hai capito? Certo. Quindi la gestione è stata... Allora adesso portiamola a San Giovanni. San Giovanni, devo dire, oramai Colosseo, perché Colosseo hanno sventrato tutto. C'è qualcuno che dice, quello sventramento che hanno fatto, facciamo un bel parcheggio sotterraneo, che potrebbe essere molto utile. E ci fermiamo a San Giovanni. Siccome i soldi non ci sono in questo momento,
siccome il tratto che hanno fatto per adesso solo un disegno da Piazza Venezia a San Pietro, per intenderci, a Ottaviano, non prevede più stazioni di fermate, che vanifica tutto il progetto metropolitano, perché se io devo fare un chilometro non lo faccio, perché quello era l'asse che passava nel centro e si fermava Piazza della Chiesa Nuova, Largo Argentina, di modo che anche a livello turistico, esatto, questo era il valore della metropolitana. Se tu mi togli tutte le fermate intermedie e mi fai un tunnel così, hai vanificato, perché si diceva allora facciamo l'isola pedonale, così non la puoi fare più. A questo punto, siccome le idee non sono chiare del progetto, perché la sovrintendenza dice che non si può fare, eccetera, a questo punto ci fermiamo a San Giovanni e facciamo una bella tranvia. È sopra, che ce lo racconti dopo, quello che facciamo sopra con due telefonate, pronto? È in onda, prego. Buongiorno, vi chiedo perdono in anticipo se da quello che sento il mio quesito è un po' fuori tema, però siccome mi sta particolarmente a cuore, lascio a voi coraggiosi, validi, che state curando questa trasmissione veramente con estremo coraggio, e vi ringraziamo, il quesito in sospeso. Oh. Ho sentito questa mattina da più voci che i contabilizzatori di calore stanno dando grossi problemi ai vecchi edifici, per cui ci sarebbe una disposizione per cui non è più obbligatorio, oppure sarebbe allo studio una legge, una disposizione di legge che mette uno stop a questa delibera che avrebbe come scopo di far mettere a tutti gli impianti centralizzati di riscaldamento i contabilizzatori entro la fine di dicembre, salvo ovviamente la Regione Lazio che ha dato un'ulteriore proroga al 1° settembre del 2017. Se fosse vera questa voce, e voi magari nelle prossime trasmissioni, se non ora, potreste dirmi qualcosa, vi saremmo più grato, perché veramente qui sarebbe un grosso problema. E la seconda cosa, visto che domani non sarò in trasmissione in diretta perché non posso, lascio come punto interrogativo al dottor Battaglia questo. Io ho saputo che oggi come oggi gli accertamenti per l'invalidità vengono effettuati non più tramite gli avvisi, non vengono più mandati tramite raccomandata, ma tramite SMS. Allora a me sembra questa veramente una cosa, non voglio qualificare che cosa è, poi visto che si mandano con tanti sforzi di soldi per il cartaceo, per i francobolli, queste buste arancioni che serviranno forse fra 50 anni, e il CUT non lo mandano più in cartaceo ai vecchi, ai giovani lo mandano invece per posta con tanto di francobolli, con la busta arancione, agli invalidi lo mandano a tramite SMS e non ci sono parole, il RED lo mandano non più in cartaceo, ma i vecchi se ne devono andare, al qualora fossero autosufficienti, ai patronati, che non so, io rimango veramente perplessa su questo. Signora, abbiamo segnato tutto, ho segnato tutto e domani lo chiederemo al dottor Battaglia. Per l'altra domanda mi dice il dottor De Luca che sa qualcosa, però prendiamo prima la telefonata, poi rispondiamo. Va bene. Pronto? È in onda, prego. Pronto, buongiorno ai signori presenti. Buongiorno a lei, Franco. A De Luca. Ma se rendiamo l'idea, la metropolitana arriva fino a Piazza Lodi San Giovanni, stiamo lì, e da San Giovanni al Colosseo sono manco un chilometro e mezzo. No, io no, mi ricordo, no, Piazza, che quando abitavo al Pigneto io, no? Per andare a prendere il tramvetto, no? Ti ricordi il tramvetto, no? Oppure andare a prendere il 14 o il 13, no? Facciamo quasi 2 chilometri noi a piedi. Mia zia che lavorava alla zecca lì a Via Salaria, tutte le mattine attaccava alle 5 e camminava mezz'ora a piedi per andare a tramvetto. Invece qui oggi vogliono tutte le comodità, ma è ora da finirla. Un sasso reso l'idea, ma avete visto i pulmini che ci sono per i bambini che vanno a scuola? A me a scuola, quando andava Giulio Cesare dalla Maranella, non mi accompagnava nessuno, c'era uno a piedi.
Va bene, Franco, grazie. Speriamo di tornare, però. È ora da finirla. Siamo. Speriamo di non tornarci di costruirlo un po' di più sto stato sociale, perché così lo sfaldiamo pure per chi ne ha bisogno. Invece di andare avanti. De Luca, prego, la domanda sui vignettini. Allora, di sui contabilizzatori di calore. Intanto voglio dirle, lei sta parlando di edilizia privata. Voglio dire, accolgo l'occasione per dire, se il Comune di Roma avesse un sistema di contabilizzazione dei costi, noi risparmieremo di bolletta energetica cosiddetta, milioni e milioni. Lo stesso per la illuminazione. Ecco, quindi questo fatto rientra in una legge per l'efficienza energetica che fa risparmiare ai condomini e all'amministrazione per i suoi beni delle cifre enormi. Quindi di per sé la diciamo contabilizzazione, anche perché consente la contabilizzazione che ciascun condomino si può regolare, e anche la tempistica, perché in alcuni condomini accade che l'anziano c'ha dei ritmi, no? Di un certo tipo, il single ce n'ha altri, eccetera, e quindi poi alla fine uno paga il riscaldamento in ore che non ci sta e quando non gli servirebbe. Quindi io, signora, con tutte poi le cose che lei dice, però io sono molto d'accordo che vi siano, perché non si tratta di, si tratta di utilizzare meglio l'energia e non sprecarla. E nelle quote dei condomini la voce più alta è il riscaldamento. In una città anche come Roma, la centralizzata, ecco, esatto, esatto, certo. Esatto, ma sono delle voci, ecco. Quindi contabilizzare secondo me è una cosa molto positiva. Nel merito della circostanza che lei ha detto, che sembra a letto stamane che non si mettono più, io questo non posso rispondere, non sono informato. Però in buona sostanza voglio dire, si ha caldo uguale e si risparmiano soldi, certo. E inquinamento, perché stanno accesi quando devono stare spenti, e anche a temperature, no, quelle di legge, che sapete ci sarebbe un tetto, certo. E con la contabilizzazione il tetto viene rispettato. Perché si entra in certi ambienti, okay. È come i climatizzatori d'estate, in certi ambienti molti medici dicono metteteli bassissimo o spegneteli, certo. Perché fanno male alla salute. Non c'è dubbio. Abbiamo una telefonata, pronto? È in onda, prego. Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Senta, io vorrei fare una domanda. Noi siamo cittadini di ex Romeo. Sì. E adesso è passata la gestione a Pretus. Sì. Noi siamo dal 3 novembre, cioè da 11 anni a questa parte, che siamo fuori dalla grazia di Dio, scordati proprio nel dimenticatoio, come si dice. La conosciamo questa situazione. Abbiamo siamo nel degrado più assoluto. Pomezia è via Fellini, via Federico Fellini 9. Volevo sapere. Dal 3 di novembre è andato a fuoco il condominio e nessuno si è occupato di mettere in sicurezza la scala G. Una cosa scandalosa, sì. Purtroppo la conosciamo questa situazione, perché non è il primo telespettatore che chiama e ci dice che addirittura poi non risponde questa società. Ma parliamo tutti di alloggi questi fuori Roma? Sono gli alloggi comprati nel Comune di Roma fuori Roma. Esatto. Prego, prego, continui. Volevo sapere a chi mi devo rivolgere. C'è stato un fonogramma di due interventi dei pompieri con fonogramma a via Genova, li ho ritirati io personalmente. Allora lei senta, vediamo, perché nella situazione attuale non c'è riferimenti istituzionali, cioè ci sono ma non sono quelli elettivi, per cui subcommissari ognuno non risponde e quant'altro, però se lei ci manda almeno per fax una cosa del genere, credo che continuità che c'è fino al nuovo consiglio, De Luca può benissimo, senz'altro. Rivolge subito un'istanza al prefetto e al commissario. Di solito il modo più efficace è di mandarlo al commissario, al subcommissario e al responsabile dell'appalto, mettendo in evidenza la situazione di sicurezza, di emergenza. In questo caso anche al prefetto. Certo. Quindi se ce lo manda noi lo giriamo subito. Vediamo se riusciamo a ottenere una risposta. Non c'è un assessore alla casa in questo momento. Veniamo un po' a Roma, io volevo fare una domanda a lei, perché non abbiamo ancora avuto il piacere di avere in trasmissione ospite il dottor Giachetti, il candidato sindaco. Quindi
Ci dice un po' lei il suo programma elettorale, qual è e quali saranno le sue priorità per Roma? Visto che l'hai guardato pure alle primarie. Sì, però diciamo che Roberto Giachetti ha fatto nelle primarie ha fatto un giro di ascolto in tutta la città. Difatti qualcuno lo aveva criticato e dice vabbè non dice ancora quello che vuole fare. Io credo che sia corretto in fase di primarie, cioè utilizzare. Adesso sta preparando il programma, però alcune cose diciamo si posso dire, però io poi preferirei appunto che venisse il candidato sindaco. Non è facile, non è facile. No, quindi però tu che però in questa fase maggiore, perché no? Poi si segna lei per noi, ce lo porta in no, io senz'altro posso, posso senz'altro segnalargli perché credo che la fascia dei nostri ascoltatori nella quale si mette a contatto con i cittadini, no? certo. Ti do una brutta notizia, ieri è venuto Bertolaso, abbiamo preso oltre quasi 30 telefonate. 30 telefonate. Quindi magari Giachetti potrebbe fare. Ma io penso che sia. Io figurati, so anni che vengo qua, quindi appunto. Non in veste di sindaco, però mi rendo conto che è utile questo colloquio con i cittadini. Dopodiché, caso. Diciamo che il profilo del programma. Sarà quello, siccome la città in questi anni ha sofferto moltissimo di mancanza di manutenzione, di decoro, di efficienza e soprattutto anche di quei servizi diciamo sociali che hanno escluso dei mondi di persone che sono gli ultimi nella città e che hanno più bisogno. Diciamo che questo sarà diciamo, il grosso impegno almeno della prima fase del sindaco, cioè di ridare efficienza significa in tutti i settori, no? Quindi anche efficientamento. Per esempio, sarà banale ripeterlo, però il fatto che ci sia a Roma un'emergenza per il manto stradale della città, questo è oramai una cosa che tutti dicono, ma che bisogna investire in questo settore. Con criteri che lui stabilirà perché poi non si dice. E poi ecco una caratteristica che fa parte, questo lo posso dire perché lui l'ha detto e io lo ritengo, lo condivido, importante. Roberto Giachetti effettuerà un reale decentramento ai municipi di competenze e di risorse. E questo secondo me è un programma rivoluzionario, tutti hanno parlato di decentramento, lui lo farà, l'ha detto, lo ridirà meglio, lo specificherà, perché si è convinto ed è profondamente convinto che Roma non si può governare con gli appaltoni fatti dal centro, si dà responsabilità ai municipi, i presidenti dei municipi avranno questa responsabilità, per cui se la strada ha le buche, è responsabilità del municipio che ha anche le risorse per farlo. Il controllo sarà un controllo più da vicino se non altro perché gli scandali che abbiamo visto in questo periodo dei famosi tappetini fatti in modo che poi si durano pochissimo eccetera, il municipio ha tutti gli strumenti, poi se c'è chi è che vuole chi vuole continuare a truffare eccetera pagherà il prezzo. Io credo dopo tutto quello che è successo a Roma di avviarci a una stagione in cui ci sia responsabilità, ci siano controlli eccetera, però ecco questo è una notizia importante perché i municipi avranno per il marciapiede, per l'asfalto, per le potature, per questa manutenzione avranno competenze che li responsabilizzano e secondo me questa è una rivoluzione sia culturale dal punto di vista culturale ma anche che dovrebbe migliorare l'efficienza della città da questo punto di vista. Dopodiché ci sono una serie di opere importanti che riguardano, abbiamo parlato prima del trasporto pubblico, e questo è un punto, a questo dobbiamo aggiungere la vicenda dei rifiuti e quindi il nuovo sindaco, siccome la discarica è stata chiusa e non si riaprirà, inceneritori non se ne faranno, la raccolta differenziata aumenterà sempre di più. Dobbiamo fare gli impianti di compostaggio, come io qui ho detto mille volte, con i distretti a Roma o nell'Interland, in una visione no, di area vasta, anche perché abbiamo l'area metropolitana adesso, abbiamo pure dei consiglieri all'area metropolitana e questo consentirà anche di abbassare la tariffa. Perché? Perché noi tutto il sacrificio che faremo per separare i rifiuti ce li vendiamo noi.
cioè l'ama, anziché portarli alla piattaforma del CONAI, eccetera, no? Che prende i nostri. L'ama fa le gare. Fa le gare di plastica, le gare del ferro, le gare dei rifiuti ingombranti, eccetera, e le rivende direttamente. E con queste risorse si potranno abbassare le tariffe, perché noi a Roma purtroppo abbiamo la tariffa più alta. Prego, invece Luca, rispetto a due temi di cui si parlava spesso, sì, no? Anche quando c'era in carica l'amministrazione Marino, sì, per quanto riguarda le periferie e la sicurezza, sì, quindi periferie da un lato, sicurezza dall'altro, è nella lista delle priorità del sindaco, sono stati... Sicuramente, non a caso il sindaco ha questo il candidato sindaco già ha questo vantaggio, che si muove non con la bicicletta che diventava, no, come dire... le certe distanze, eccetera, no? Era, io pensavo più, che era un simbolo, era più, diventato un eccesso, ecco, era più un messaggio che ci sta pure, però il messaggio rimane un messaggio. Lui si muove con la moto e quindi io ho visto lui ha potuto nelle primarie girare tutta Roma con grande rapidità, perché la moto, nolenti o volenti, è molto più veloce della macchina, quindi è stato molto in periferia. E il discorso delle periferie è una priorità per il candidato sindaco, dove ci vuole anche, come dire, intanto ridecentrare anche, come dice anche il Premier, cioè ridare a, in questo periodo si sono chiuse alcune associazioni culturali, sì, teatri, eccetera. Questa cosa va riattivata, tutte queste infrastrutture di carattere culturale. E poi c'è il problema dei campi, no? Che va risolto. Io ora qui non voglio anticipare troppo quello che mi auguro sarà poi oggetto di un incontro che farà lui stesso in questa televisione, però dobbiamo avere il coraggio, anche se poi c'è una parte della destra che dirà date la casa a Rizzingano, andate la casa, però noi dobbiamo trovare delle soluzioni stabili che possono eliminare i campi, perché i campi noi non li eliminiamo, noi li stiamo spostando e basta, e poi ce li ritroviamo sul Lungotevere, cioè sul Tevere ci ritroviamo nei posti, eccetera, con tutti quei fenomeni, costi inenarrabili, con dei costi enormi che quelli li paghiamo senza risolvere il problema, perché di sgombri, di accampamenti sulle sponde del Tevere se ne fanno in continuazione. Io ci avevo anche dei numeri che sono paurosi, 80 milioni all'anno che poi vai là e li ritrovi, perché si spostano, si fanno. Allora dobbiamo avere il coraggio e la civiltà di dare delle sedi fisse, quindi delle abitazioni. Ci sono degli immobili nelle nostre periferie che possono essere risistemati, adattati, fare i cambi di destinazione d'uso, perché c'è un'emergenza d'intesa col prefetto, e dare delle abitazioni, perché questo significa togliere... Il piano anche... casa tra l'altro lo permette pure, quello regionale. Esatto, quindi... significa anche togliere, tutto, per esempio, tutta questa vicenda dei fuochi tossici. Certo. Sono legate a tipi di sopravvivenza legati ai campi, no? Perché certo, questi le fanno nei campi. Certo. È un degrado che sta giù, il campo degrado, non è che può andare sotto lì a fare... Perché certo, poi gli altri abitanti stessi del quartiere... Quindi si tratta, secondo me, di avere questo coraggio. D'altra parte... Oggi l'orientamento generale è che i campi sono poi tu il campo può essere una cosa d'emergenza, può durare un anno, due anni, eccetera. Una situazione precaria. E poi rientra, se vogliamo dirla tutta, visto che noi abbiamo anche problemi col terrorismo, con queste cose, abbiamo visto in Francia, in Belgio, dov'è che sono nati queste figure di persone, no, che poi si sono addestrate. Sono di origine nate nelle bandiere francesi, nate nelle periferie del Belgio e nati. Allora voglio dire, se noi queste periferie le riqualifichiamo, ci investiamo. Io per esempio una cosa che ho detto al candidato sindaco, sembrerà una cosa minimale, secondo me è importantissima. Una volta Rutelli fece le 100 piazze, adesso non servono le 100 piazze, adesso servono 1000 aree giochi nuove in tutte le aree verdi che ci sono nelle periferie. Ce n'erano 400 a Roma, sono andati tutti in deperimento, poi quando si rompono, siccome diventano pericolose, l'amministrazione li toglie proprio. Per cui trovate questi bambini che non hanno più... E l'area gioco è un'area di aggregazione
Anche però per pensa se questa iniziativa, tu dici adesso responsabile, diventa il comitato dei genitori, sì, no? E senza quell'eccessivo burocratismo, sì, che poi dice devi presentare la fideiussione, esatto, una serie di cose che poi ti passa la voglia, dici, non lo faccio più, no? E invece è questa la maniera anche di aggregare le persone dentro il proprio quartiere. Guarda, ci sono due cose: aree giochi, 1000 aree giochi, perché a Roma 1000 diviso 15 municipi quanto fa? Però sono alcune centinaia. È una risposta, certo. Significa riqualificare queste aree, dare una vita sociale, perché nell'area dei giochi i bambini ci va il nonno, la mamma e il padre quando esce dal lavoro. Permettimi, insisto, laddove c'è state iniziative motu proprio da parte della gente. No, quella è un'altra cosa che stavo dicendo. L'affidamento delle aree verdi. Lo diciamo subito dopo la telefonata. Quella è un'altra cosa importantissima. Però poi gli hanno creato una vita a questi. E questo è questo. Scusa, sentiamo la signora. In onda, prego. Buongiorno a tutte, anche all'ex Adolfo. Dica. Buongiorno, senta, io vorrei dire solo una mia opinione. I zingari, io sono voluto pure vicino casa, hanno occupato gli appartamenti, però non è che vivevano civilmente, vivevano come se stessero nuovamente nelle baracche. Dormivano per terra, la zozzeria che facevano a palazzo, non gli dico di tutto e di più. Innanzitutto dobbiamo educare prima i genitori, e poi i figli, perché se non si educano le persone grandi, i bambini giustamente non hanno colpa, quei poveri bambini, certo, sono buttati a destra e a sinistra perché i genitori non li educano, cioè come fanno loro fanno i figli. Cioè, pur se noi ci vogliamo aggrapparci da un appartamento a dare una casa a queste persone, viveranno sempre nella loro maniera di sporcizia. Va bene. Mi dispiace, ma grazie signora, grazie. Però a questo riguardo. Io non ho niente contro queste persone. No, però vede, a questo riguardo ne parlavamo ieri con l'altro candidato sindaco che è Bertolaso, no? E su una cosa che io mi sono permesso di dire da tempo: se un bambino non va a scuola più di una volta, arriva all'assistenza sociale la prima, la seconda volta, eccetera, poi alla fine c'è la denuncia del magistrato per la tutela di per gli italiani. Sì, ma però io non farei neanche questa differenza italiani e rom, no? Perché poi se andiamo a vedere dentro l'etnia rom ci stanno i sinti che sono più italiani di me, magari. Quindi no. E il problema è che mentre al cittadino comune, diciamo così, se non provvede al rispetto di quella che è la norma costituzionale, sì, sì, di dire devi portare il figlio bisogna a scuola, estenderla, bisogna estenderla benissimo. Anche a che succede? Gli devono la patria potestà. Non si capisce perché questa cosa che vale per una parte di cittadini italiani non valga anche per questi, perché se alla prima, alla seconda volta incominci a far vedere che il bambino tu glielo togli, certo, no? Certo. Che è una cosa gravissima, pesante, certo, estrema, fatta, razza, no? Estrema, diciamo, razza, eccetera, eccetera, però forse si cambia quel tipo di cultura che diceva, sì, la signora, sì, no? Sì. E quindi anche da questo punto di vista l'amministrazione comunale... E che diceva Bertolaso su questo? Bertolaso, diciamo che mi ha copiato l'idea. No, raccontava appunto che lui ha fatto i giri nei campi rom e vedeva entrare pulmini vuoti, il servizio scuola bus e uscire vuoti. Devi andare, arrivare fino a scuola, tornare indietro questo, con questi pulmini. Poi alla fine dell'anno a bilancio 40 milioni di spese per i campi. No? Guarda, in questa marcia per l'inserimento sociale, che è l'unica cosa per evitare l'emarginazione, il terrorismo, i ladri, eccetera. È un fatto culturale di cui questa cosa che dici tu è sacrosanta, ma anche l'aspetto lavorativo. Io avevamo tentato di fare una proposta, che però poi non siamo riusciti a portarla a termine, che questo fatto di raccolta dei rifiuti ferrosi, di legalizzarlo, facendo delle cooperative, no? Dei consorzi, chiamiamolo come ti pare, di questi soggetti che sono i sinti, questi qua, insomma, che lo fanno oggi, regolarizzarlo e i prodotti che loro raccolgono vanno ai depositi regolari per, ecco, legalizzare questa attività diventa una cosa positiva sia per loro, e molti ci starebbero a fare questa cosa. Bisognerebbe organizzarla bene, ed è quella via di normalizzazione della loro vita. Di modo che si inseriscono, altrimenti avremo queste sacche di emarginazione con le quali poi dovremo fare i conti. C'era Sara che ho visto, si è nascosta il foglietto. No, però chiudiamo la domanda politica, possiamo dire così?
che riguarda il sindaco, l'ultima dichiarazione di Marino. Marino, sì. Marino, se avessi seguito consigli PD sarei in cella isolamento. Ricandidarmi vedremo, spero in Movimento Civico. Però insomma. L'accusa è pesante nei confronti del partito che lo ha espresso, tra l'altro. Sì, sì. Ah, e poi un'altra frase ho sottolineato, scusate, e poi le critiche al premier Renzi, accusato di aver fermato i cambiamenti voluto dal sindaco Marziano. Dal sindaco Marziano. Marziano, queste guardi, sono le due frasi che mi hanno colpito, forti, pesanti. Io penso, sì, vabbè, io penso che il sindaco Marino abbia sbagliato da sindaco in molte cose e continua a sbagliare. Quindi credo, sarei orientato a non commentare queste cose perché sono... Così, vabbè, però è grave, De Luca, sì, sono grave. Sarà in cella isolamento, sì, che sì, consigli sì. Vabbè, mai sono battute che lui si sente di fare, ma del tutto poi, diciamo, gratuite, non rispondenti, non rispondenti al vero, non rispondenti al vero. In realtà poi, voglio dire, nei guai ci si è messo da solo, insomma, no? Perché poi ha avuto dei comportamenti un po' così non del tutto corretti che l'hanno anche messo in difficoltà. Quindi secondo me la frase è all'inverso, se avesse ascoltato i consigli dei consiglieri eccetera avrebbe evitato molte situazioni. Cioè per esempio ne dico una che poi con quale abbiamo come metodo, cioè prima di fare le delibere, portarle in aula, avere la protesta delle categorie, poi riportarle in aula, modificarle come chiedono le categorie, beh la procedura normale qual è? Che prima si fa un'istruttoria, si incontrano i sindacati, si incontrano le categorie, si incontrano e si assume tutte le informazioni corrette, si cerca di fare una delibera al meglio, si porta in commissione e poi la porta in aula. Allora probabilmente avremmo avuto meno proteste, meno scontenti, avremmo perduto meno tempo e l'immagine dell'amministrazione era più di efficienza. E invece noi abbiamo, è stato usato un metodo, noi ci trovavamo di fronte a delibere completamente che non avevano tenuto conto, non erano state discusse nelle sede preventivamente. Quindi ecco, questo è stato un metodo... Tre minuti, proprio sulla base dell'analisi che hai fatto te adesso, no? E abbiamo come dire, constatato la cosa negativa come si è andata sì, a esprimere sì. Con la gestione Marino. Però io vedo che questo, secondo me, è il frutto di una legge sbagliata sull'elezione diretta dei sindaci, che dà un potere straordinario. E quindi poi se te capita il Marziano sì. L'unica soluzione è quella di ritornare alle elezioni, no? Sì. E il consiglio comunale è espropriato di ogni tipo di influenza reale, positiva sì. Eccetera, eccetera. La giunta è una giunta che deve stare o prona di fronte al sindaco oppure sei cacciato il giorno dopo, no? Cioè, no, non vedi che tutto questo dovrebbe portare a dire un ripensamento, forse un riequilibrio a questo potere? Forse una riflessione si potrebbe anche fare, però diciamo la verità che però questa legge sui sindaci per una certa stagione ha funzionato e ha dato dei buoni risultati perché il sindaco era investito dai cittadini, rispondeva ai cittadini, si davano tutti da fare. Diciamo che poi la congiuntura, il combinato disposto del taglio delle risorse, che quindi i sindaci si sono trovati di fronte a molte richieste che non potevano esaudire, e il fatto della galoppante la corruzione che c'è stata, il combinato disposto di queste due cose ha creato anche queste cose. Comunque io non mi sento di respingere questo consiglio, se è possibile di fare una riflessione alla luce delle esperienze. Comunque io so che il candidato sindaco Roberto Giachetti annuncerà 15 giorni prima la sua squadra. Quindi io mi auguro, sono convinto che sarà una squadra molto autorevole. Quindi non di amici o di fedeli, ma di gente brava. Speriamo. Io ho sempre detto, io non voglio l'assessore amico mio. Io voglio un assessore bravo, perché con un assessore bravo posso risolvere i problemi dei cittadini. Quindi nomi vabbè, nuovi. Ci vediamo domani. Tutti i nomi nuovi. Abbiamo terminato il penso tempo. In gran parte ringraziamo sia Atos De Luca, grazie di essere stato con noi. Viviana, a te i saluti. Arrivederci. Dai. A domani, ci vediamo domani. Dai un appuntamento. Ah, non l'ho detto.